Buongiorno ragazze, oggi è il grande giorno. Sono praticamente in Corso Como e sto andando verso la Feltrinelli per incontrare Saviano. Non vi dico l'agitazione che ho in corpo, questo è il mio abbigliamento. Ho provato a fare qualcosa di un po' professional, casual, ma troppa confusione. Oddio. Dell'incontro finito, sono ancora in agitazione e a breve saliremo su negli uffici della Feltrinelli per incontrare Saviano. Ragazze, fatemi un in bocca al lupo perché io sto tremando. E lo alleni per combattere. L'ho usato come metafora perché poi le mafie, quando tu vieni arrestato, baciano sempre sulla bocca. Perché bacio sulla bocca? Significa io non tradirò. E se dovessi tradire la persona che ho baciato, quasi sempre un figlio, se la dovessi ucciso. Cioè è la prova che vi do. La prova che vi do del mio silenzio è questa. Quindi ti baci con la moglie, con tuo padre, con i figli, con un amico nel tuo gruppo, se io parlo lui muore. Ed è mai successo che qualcuno ha tradito? Sì, una volta, diciamo, sul mia diretta conoscenza tu rinunziato, un gallo decide di collaborare, ma era una collaborazione a metà, sostanzialmente aveva dato delle informazioni e hanno ammazzato la persona che ha baciato. Subito. Poi il pettinismo è strano, ignorare che appare troppo magro, prediligere chi scaccia la strada della vetta. La propria madre. L'allevatore strappa il cuccio dal capezzo, prendendolo per la collotola e agita un vento vicino alla sua guancia. La maggior parte dei cuccioli della lecca, ma uno, quasi cieco, ancora sdentato, le gengive abituate solo al morbido della madre, tenta di muovere. Vuole conoscere il mondo, vuole avere i suoi denti. Quello è il bacio feroce. Quel cane, maschio femmino che sia, sarà allevato da combattente. Esistono i baci e poi baci feroci. I primi si fermano entro il confine della carne, i secondi non conoscono limiti, vogliono essere ciò che baciano. I baci feroci non vengono dal bene e dal male, esistono come le alleanze e lasciano sempre un sapore di sangue. Questo è Roberto Saviano. Grazie.
Allora ragazzi, come per fortuna vi ringrazio molto, ci sono Evelyn, Ore e Torino, Antonio. E li ho voluti fortemente qui, con la loro carica simbolica e intellettuale. Evelyn è un'imprenditrice, una blogger, Antonio è uno scrittore, Mohamed è uno studente di giurisprudenza, si sta facendo una specialistica, con il sogno di diventare magistrato. Cresciuti, nati cresciuti in Italia, nati o cresciuti in Italia, ma per una legge barbara e folle non sono cittadini italiani. Non hanno un passaporto italiano. Parlano italiano, hanno una formazione italiana, sono cresciuti qui e portare in libreria la loro esperienza, Antonio ovviamente di casa in libreria perché è narratore, ma portarli in libreria con me in questo momento qui, come sapete ormai ho abbracciato da quest'estate la crociata, la battaglia di un sole, nel smontare palle sull'immigrazione ONG, significa dire che il tema è soprattutto culturale, profondamente culturale. Approvare, permette di approvare la legge sugli ussoli, non solo permette 800.000 minori, bambini, esclusi dai diritti in questo senso, di diventare italiani, ma anche di poter accogliere cultura, permettere al nostro paese culturalmente di crescere, ecco perché in libri viene tutto questo importante. Ma immagino la domanda è: che c'entra tutto questo col libro? È solo un pretesto? Assolutamente no. C'entra come? C'entra, e poi do a loro la parola, c'entra perché tutto ciò che riguarda i diritti spezza queste storie di cui io parlo. Laddove c'è il diritto, la periferia, che poi in questo caso la periferia è quella di Napoli, la periferia dismette la sua, diciamo, necessità criminale. La strada del diritto interrompe la strada dell'illegalità. Ecco perché c'entra moltissimo parlare dei diritti, parlare di uomini italiani che già esistono, disarticolare le balle da Salvini a Gasparri sugli invasori, aumentano i barconi e mi chiamo su tutti loro possibili. Il diritto diventa l'elemento centrale di tutto questo, di tutta questa iniziativa. Ciao Roberto. Ecco. Grazie mille per questo invito. Leggendo il tuo libro mi ha colpito molto, nel personaggio di Nicolas, questa sua mente imprenditoriale. Io sono un'imprenditrice e sebbene l'oggetto di scambio da lui, diciamo, utilizzato, illecito, ho rivisto molto delle sue strategie un po' nel percorso per arrivare alla creazione e lancio di un prodotto commerciale. La mia domanda è, secondo te, Nicolas può essere considerato un imprenditore? Assolutamente sì, e mi piace che questa riflessione venga proprio da te, che sei un'imprenditrice, e più o meno è quasi l'età, forse un po' più grande di Nicolas. Questi ragazzi sono geniali, purtroppo perché la disperazione nel guardare, se ti capiterà appunto di leggere queste storie, ho già letto anche già Paranza, vede in loro un talento trascini di tutto, nel linguaggio, nell'immaginario, nella comunicazione. E cosa che io sempre ripeto, ora pensate, gestire una piazza di spaccio è molto più complesso di gestire una multinazionale, è molto più complesso di gestire un negozio, è ancora più complesso di gestire, un ufficio postale, è come gestire un megastore enorme, perché devi pagare quanti? Devi pagare i pari, devi controllare la qualità, devi avere il rapporto con i fornitori, devi avere il rapporto con i distributori. È una roba complicatissima. Fidereste mai a un quindicenne un grande megastore? La risposta di tutti, saggio, sarebbe che non esiste proprio. È sbagliato. Perché questi hanno una forza incredibile, tutte le loro energie sono rivolte. Questi fanno un sacco di grana, tantissimi soldi.
Grazie. L'altra domanda invece riguarda sempre Nicolas, come magari hai capito, è il personaggio che mi ha colpito di più. Ho ammirato molto questa sua voglia di farcela, questa determinazione, questa tenacia, ma soprattutto questa voglia di rimpiazzare gli anziani con i vecchi. Un po' come sì. Si sa, sì, scusatemi, sì, gli anziani con i giovani. Un po' come si sa nella nostra società, e anche a me è capitato proprio per esperienza personale, i vecchi faticano proprio a lasciare spazio alle nuove generazioni. Secondo te questa contrapposizione generazionale esiste sia nella realtà ma anche nella forma? Interessante, cioè cosa questa sensazione che hai anche nel tuo lavoro. Allora, il termine vecchio, che è un termine insultante dell'incontro che Nicolas usa spessissimo, è fatto su uomini giovanissimi in realtà. Cioè, l'arcangelo non è un uomo anziano. Il Micione, che è il loro nemico numero uno, non è un uomo anziano. L'arcangelo è questo boss, detto l'arcangelo, che è un soprannome che io prendo dalla storia vera, in realtà. Fatti di San Giovanni Antiduccio di Napoli, zona, e si chiama così, che sua madre si chiama Gabriele, quindi l'arcangelo Gabriele, insomma, il giro questo, è l'uomo che inizia la parassi dei bambini, cioè che gli dà le armi, che gli dà i contatti per fare narcotrafficanti. Perché è andato esattamente così, cioè si nascondono in casa per paura di morire i grandi capi, per paura di essere arrestati, nel caso dell'arcangelo lui ha gli arresti domiciliari, ma il clan vincente lo ha isolato, ha fatto stare dentro una gabbia, ha tenuto la metà delle ali su cui lavoro, ma non è un uomo anziano, non è, perché quindi il categoria vecchio, in questo caso non c'è veramente semplicemente con l'età, col tempo, è una categoria che riguarda la mentalità. E la mentalità è: vi volete proteggere, volete fare con un tempo, volete, insomma, siete lenti, non avete idee, vi mettete paura, non volete sparare. Quindi cosa succede? Che in questo lo trovo ancora più attuale rispetto semplicemente a una riflessione sull'età, sul tempo, cioè rispetto esattamente com'è la situazione italiana, dove al di là dell'età, no? Siamo credo il paese dove nascono meno bambini del mondo, o tra i tre paesi dove nascono meno bambini del mondo, siamo il paese dove l'età media dei dirigenti è altissima, dove a 30 anni ti continuano a chiamare ragazzo, io sarò fino a 50 anni giovane scrittore. Sempre così, è interessante, no? E allo stesso tempo se giovane scrittore, perennemente, in Francia se giovane scrittore fino ai 28-30 anni, negli Stati Uniti ancora un po' meno, 30 anni già non ti chiamano più giovane scrittore, e questo è interessante, no? E quindi qua c'è tra subentra la ma anche una mentalità, no? Si fa fatica a cambiare, si fa fatica a capire come si sta girando il mondo, in che direzione, anche al coraggio. La prima sensazione che loro hanno è che questi hanno paura, cioè che i loro alter ego, i loro, diciamo, quelli boss, no? Quelli che loro vogliono sostituire, in fondo hanno paura, in fondo vogliono proteggersi, no? È quello che sta succedendo. Tutto quello che è, tutto il clima, sempre per tornare alla vaccina, tutto il clima contro il sole, tutto il clima che avete subito anche voi quest'estate, no? La storia di Egitto, cose del genere. Secondo voi perché nascono? Perché sanno che hanno di fronte degli interlocutori maturi che hanno paura di perdere le pochissime garanzie sociali che sono rimaste.